Mi trovo a Vignola, culla produttiva della ciliegia indicazione geografica protetta. Siamo a oltre il 50% della raccolta delle ciliegie che sono una caratteristica di questo appunto territorio. Sono nell'azienda di Giulia Gravini, giovane imprenditrice agricola che da poco ha iniziato questa attività. Buongiorno Giulia. Allora, innanzitutto parliamo di te, della tua storia e cosa ti ha fatto avvicinare al mondo produttivo della ciliegia. Tu sono pochi anni che hai preso insediamento in questa azienda, un'azienda che è specializzata nelle ciliegie. Innanzitutto, quanti ettari in termini di superficie tu coltivi a ciliegie? Allora, sono 4 ettari, 2 a Vignola e 2 a Marano. Effettivamente sono solamente 3 anni, però ci sono cresciuta. L'azienda è storica, la iniziò mio nonno, poi passò a mio padre. Poi per insomma, la vita ti mette davanti a delle difficoltà, mio padre ha dovuto lasciare e ho intrapreso io questo cammino. Senti, questa azienda è a ridosso del comune, a ridosso del castello di Vignola, praticamente sei tra il fiume Panaro e la città di Vignola, in un'area che è chiamata Basse di Vignola appunto, che è area prestigiosa proprio perché qui si dice che vengano coltivate le ciliegie migliori, insomma, di tutto il comprensorio. Un comprensorio molto vasto che abbraccia non solo il comune di Vignola. Senti, qua tu hai diverse varietà e poi stai spingendo molto anche sull'innovazione varietale, ma anche sull'innovazione produttiva. Innanzitutto vedo che hai la copertura, hai questi teli che proteggono le ciliegie e quest'anno insomma sono state necessarie come peraltro ormai tutti gli anni. Sì, le coperture sono essenziali direi al giorno d'oggi perché comunque con le piogge che ci sono a maggio e anche a giugno, visti i giorni scorsi, coprono possiamo dire al 100% il frutto. L'acqua danneggia terribilmente il durone e quindi ci possiamo ritenere fortunati. Voi avete diverse varietà, quindi iniziate molto presto con diciamo le precoci per arrivare fino anche alle più tardive. Intanto vedo che c'è un cestino e si vede da lì anche la qualità del vostro prodotto, quindi frutti molto grossi. Si parte da quale varietà e si finisce con quale? Allora, noi partiamo con l'Early per passare poi al conosciuto Bigarò. E poi abbiamo una serie di qualità nuove della famiglia delle Sweet che è un frutto effettivamente che negli ultimi anni ci sta dando molte soddisfazioni. Poi passiamo alla Ferrovia, al Samba e per ultimo l'Apis, che sono anche queste molto conosciute. Senti, quest'anno molti produttori hanno manifestato il fatto che il gelo tardivo ha creato problemi. Problemi nella fase di fioritura, quindi che ha colpito anche un po' a macchie di leopardo. Situazioni in cui le ciliegie non hanno allegato e altre invece insomma che sono andate molto meglio. Nel tuo caso com'è andata? Allora, nel nostro caso ci possiamo ritenere fortunati perché non so se è la posizione, abbiamo le mura che ci proteggono. Il gelo ci ha colpito relativamente, le piante più esterne, le file un pochino più appunto esterne e a titolo preventivo noi abbiamo fatto partire anche l'antibrina e anche questo probabilmente ci ha aiutato. Parlavamo prima di innovazione varietale, voi ovviamente avete una situazione in cui tutti gli anni o perlomeno periodicamente dovete reimpiantare perché ci sono delle piante che diventano obsolete, diventano vecchie e quindi vanno sostituite. Quindi anche su questo voi avete investito? Sì, abbiamo investito, abbiamo visto che c'erano delle qualità che sì, davano produzione ma anche dei problemi. Quindi abbiamo deciso di togliere e reimpiantare. Al momento abbiamo messo solamente il portinnesto e questa primavera poi andremo a decidere cosa innestare. Una delle altre caratteristiche del durone delle ciliegie di Vignola è questa anche pezzatura, cioè la qualità e anche le dimensioni di questi frutti sono veramente grandi. Guardate nella mano
e difficilmente si riescono comunque a raggiungere queste pezzature al di fuori di quest'area, ma soprattutto occorre anche tanto impegno nel coltivarle. Sì, sicuramente negli ultimi anni il mercato richiede un prodotto di un certo calibro, è inevitabile nasconderlo, quindi una ciliegia, un durone di una pezzatura di un certo tipo, una polpa croccante, dolce possibilmente, ed effettivamente queste nuove qualità, che come lo sweet air di cui parlavamo prima, ci aiutano. Vengono adottate particolari accorgimenti, ad esempio il diradamento delle ciliegie durante l'annata, dopo l'allegagione, nel caso in cui ci sia una sovrapproduzione, questo per consentire al frutto di diventare più grande? Allora, normalmente no, però ci è capitato di notare delle qualità particolarmente cariche ed effettivamente siamo andati manualmente a diradarle, perché sennò si sarebbe ottenuto un prodotto piccolissimo. Quindi questo una lavorazione in più. Una lavorazione in più, sì. Una lavorazione che è particolare, perché ricordiamo che il prodotto Vignola è famoso proprio per questa sua lavorazione, come viene anche presentato. Io vedo qua che ci sono delle vecchie condutture, degli impianti, diciamo gli impianti irrigui che erano utilizzati un tempo, quando attingendo l'acqua dal panaro si faceva arrivare direttamente con queste condutture? Sì, un tempo per innaffiare le piante si procedeva con lo scorrimento, quindi l'acqua usciva, si lasciava per qualche ora e le piante venivano pressoché allagate. Invece negli ultimi anni si è deciso di installare l'impianto a goccia, e quindi lì è tutta un'altra storia, anche proprio per il produttore, perché con un pulsante fai partire, decidi quale qualità innaffiare e con un timer si spegne in automatico, quindi meglio di così. La ciliegia GP è molto conosciuta nell'area vignolese, qual è la tua zona, in quell'area in cui tu commercializzi il prodotto? Principalmente Milano, alcune zone della Toscana e la Liguria. Quindi insomma sei conosciuta un po', diciamo, in tutto il nord Italia. Sì, sono molto contenta. Abbiamo parlato di lavorazione, Giulia, andiamo in stabilimento adesso, perché lì vediamo un'altra fase molto importante, che è quella della presentazione del prodotto, come viene offerto al consumatore. Silvia, quante persone sono impegnate nella cernita e nella lavorazione delle ciliegie, dei duroni in questo caso? Allora, io ho una decina di persone, tra appunto ragazze adibite alla cernita e raccoglitori. Spiegaci un po' la lavorazione che avviene in questo tavolo da lavoro. Allora, la lavorazione è manuale, quindi le ragazze vanno a scegliere in base al calibro, e da lì poi si suddivideranno nelle apposite cestine. Che sono quelle che vengono commercializzate, e sono cestini da quanti ettogrammi? Cestine da mezzo chilo, appunto, dove sopra viene attaccata una fascetta col marchio appunto IGP. Qual è il metodo con cui vengono selezionate? C'è un calibro che devono comunque avere un determinato calibro, quindi qualche durone passa e altri invece vengono, diciamo, messi in un'altra sezione, quindi con una caratteristica qualitativa diversa? Sì, in modo tale poi anche che nel momento in cui si va a vendere c'è la possibilità di scegliere tra un calibro più grande, quindi un prezzo un pochino più importante, e un calibro più piccolo e un prezzo adeguato. Giulia, se noi ci avviciniamo qua, vediamo appunto che lì c'è un calibro. Abbiamo la fortuna di trovare anche del calibro 32, ovviamente di solito ci basiamo su un 24, quindi il 24, se passa dal 24, è ritenuto un durone piccolo. Però qua insomma di piccoli ne vedo pochi, Sì, dai, insomma, non ci lamentiamo. Dopodiché vengono messe in cassetta e poi sulla scorta della
della differente varietà vengono posizionati su diversi pali pronti per la destinazione? Sì, teniamo rigorosamente diviso su dei pallet in legno in modo tale che poi la vendita risulti molto più semplice suddivisa per qualità. Queste quindi sono pronte per la spedizione? Sì, questa è la confezione che poi il cliente si troverà in mercato, nel negozio. Sono tutte vaschette da mezzo chilo. Mediamente quanti pallet vanno via al giorno? In questo momento in cui ci sono diverse varietà e siamo in piena raccolta, anche 6 o 7 pallet partono. Insomma, siete nel pieno della lavorazione, quindi ci sta. Quindi verosimilmente quando sarà l'ultima raccolta quest'anno? È difficile dirlo, però di solito entro la fine di giugno concludiamo. Bene Giulia, noi ti salutiamo perché noi continuiamo comunque a parlare di ciliegie, facciamo un salto al mercato ortofrutticolo di Vignola perché vediamo come sta andando il mercato in termini generali.